ad un attore, ad un'attrice, può capitare che si chieda di fare scene di nudo. E spesso queste scene producono un ottimo effetto sul pubblico, perché chiaramente diventano un argomento di discussione, diventano, incuriosiscono, danno quella possibilità in più di vendita talvolta al film o allo spettacolo teatrale. Peraltro, il nudo cinematografico, piuttosto al contrario di quello teatrale, il nudo teatrale e il nudo cinematografico sono due cose diverse, perché l'impatto di una persona nuda su un palco, anziché in pellicola, è completamente diverso. E dal punto di vista proprio del linguaggio che cambia la cosa. Adesso, senza entrare in questa discussione, vediamo dal punto di vista attoriale che cosa succede. Noi ci poniamo sul piano del no, mi vergogno, non voglio, perché mai? Ma è un nudo artistico? Ci poniamo delle domande, peraltro legittime. Quello che però mi interessa affrontare è che quando c'è una scena di nudo, è una scena di nudo per chi la vede, non per chi la fa. O meglio, dipende dal tipo di scena. Se sto girando un film e nel film vado in bagno perché devo farmi una doccia, mi comporto in maniera quotidiana. Vado in bagno, mi spoglio e faccio la doccia. Dentro di me non devo dare alcuna sensazione che ci sono tecnici, fonici, elettricisti e tante persone sul set. Io sto da solo in casa mia e faccio la doccia. Lo stesso una scena d'amore fra due persone. Non c'è la platea. C'è la platea. Ma noi dobbiamo vivere la scena come se non, assolutamente come se non ci fosse, perché altrimenti la scena viene viziata da un occhio esterno. Quello che dicevo nell'altro video dei piani d'azione. Il piano d'azione deve essere molto preciso. Io svolgo una mia azione in bagno, dentro il box doccia, sul letto con il partner. Non c'è altro intorno, non c'è nessuno che ci sta spiando, a meno che da testo ci sia qualcuno che ci sta spiando e io lo so. Allora il comportamento è un comportamento diverso. Qualsiasi scena va interpretata secondo la logica del personaggio, non secondo la logica dell'attore. Per cui la scelta se fare o no una scena di nudo è una scelta preordinata rispetto è una scelta dell'attore rispetto al lavoro. Ma poi, una volta che si svolge la scena, quella scena è una scena che accade in un ambiente, per cui non è una scena di nudo. Lo è per chi la vede, ma per chi la fa è una scena qualsiasi.